Ciao a tutti, mi trovo nel pieno centro storico di Napoli e vi racconterò di un'azienda speciale, un ristorante vegano e sostenibile, attento all'ambiente e che valorizza i cibi biologici e di provenienza locale al chilometro zero. Si chiama Green ed è un ristorante etico e buono. Per capire meglio il loro modello di impresa, ho intervistato Luigi, uno dei soci fondatori. Green è la storia di un'amicizia, prima di tutto, cioè la storia mia, di Stefano e di Imma, che siamo i tre soci di questo luogo. Quindi ci siamo incontrati facendo volontariato ambientalista e volontariato sociale e abbiamo cercato in qualche modo di trovare il modo di venire incontro alle nostre esigenze lavorative, ma allo stesso tempo non disperdere quelle che erano le nostre tensioni sociali e, diciamo, derivanti dal volontariato e da tutte le attività che avevamo su. La nostra attenzione l'abbiamo applicata creando questo luogo, che è un takeaway vegano, dove quindi non vengono utilizzati alimenti di origine animale di nessun tipo, dalla carne al latte, uova e così via. Utilizzando solo prettamente materiale biologico, il 99,9% di materiale biologico, tutto quello che noi serviamo viene servito in stoviglie compostabili al 100%, quindi diciamo rispondiamo alla tematica della problematica dei rifiuti anche in questo modo. E chilometro zero, cioè cerchiamo di prendere la maggior parte dei nostri alimenti da produttori campani, perché desideriamo che in qualche modo la nostra economia, il nostro territorio venga supportata. In più l'acqua non la vendiamo, la regaliamo ed è acqua pubblica, perché riteniamo che l'acqua sia fonte di vita, quindi non deve essere messa in vendita in nessun modo. Qui troverai solo acqua pubblica. Cioè, noi cerchiamo di mettere al centro l'essere umano. Mettendo al centro l'essere umano, di conseguenza dobbiamo per forza tenere d'occhio tutti questi altri aspetti. Con le cose che noi facciamo vuole essere anche veicolo per lanciare altri messaggi. Noi cerchiamo di integrare quelle che sono ricette tipiche della cucina napoletana, che di per sé è una cucina povera ed è una cucina a base vegetale, perché se tu ci pensi, in passato la carne non era un alimento tanto utilizzato. Per cui abbiamo rivisitato sotto chiave vegana molti piatti della cucina tipica napoletana. Sta funzionando, abbiamo avuto una risposta molto molto positiva da parte della cittadinanza, da parte dei molti studenti universitari che vivono questa zona. Molti sono studenti, ma non solo, molti sono anche lavoratori della zona, negozianti della zona, che stanno apprezzando il tipo di cucina, che è più salubre sicuramente delle varie patatinerie o della semplice pizzetta che tu puoi prendere in strada. Qui con pochi euro puoi mangiare un primo piatto, secondo, cucinato in un determinato modo, come a casa fondamentalmente, di cui conosci la provenienza degli ingredienti e la qualità, quindi le persone si fidano e vengono più volentieri a mangiare.